Finalmente, dopo mesi di attesa, watchOS 10 non nasconde più alcun segreto ed è un aggiornamento più rivoluzionario di quanto vi possiate immaginare. Vi racconto tutto quello che dovete sapere subito dopo la sigla. WatchOS 10 rivoluziona l'esperienza utente dei vostri Apple Watch e gran parte del merito va attribuito al restyling totale di tutte le applicazioni, ripensate da zero per ottimizzare al meglio tutto lo spazio. La prima grande differenza riguarda lo sfondo, che abbandona le tristi tonalità scure in favore di colori e gradienti dal grande impatto visivo. Questo dettaglio, per quanto scontato possa sembrare, contribuisce ad aumentare il senso di immersività, facendo quasi credere ci sia più spazio. E credo che l'esempio che meglio racchiuda tutte queste rivoluzioni sia proprio l'app Meteo, la cui svolta grafica è stata epocale. La nuova interfaccia grafica è moderna, chiarissima alla vista, e con una fruizione delle varie informazioni decisamente semplificata. Adesso tutti gli elementi di interazione ed i pulsanti principali trovano spazio negli angoli dello schermo, così da essere sempre raggiungibili ma mai invasivi. Quanto raccontato sinora sarà ricorrente in tutte le altre applicazioni di sistema, a partire dalla rinnovatissima app Attività fino ad arrivare alla borsa o all'app Battito, la cui grafica è a dir poco superlativa. Chiaramente, per questioni meramente logistiche, mi risulta impossibile andare ad approfondirle singolarmente una ad una, ma tranquilli, perché avremo modo di scoprirle con tutta calma nel corso delle prossime settimane. Come ogni major update che si rispetti, è lecito aspettarsi l'aggiunta di nuovi quadranti. WatchOS 10 ci delizia con due new entry, che ora vi racconto subito. La prima watch face si chiama Tavolozza, la cui traduzione maccheronica non rende affatto giustizia. Grazie al sapiente utilizzo di gradienti, questo quadrante saprà restituirvi colori e sfumature sempre differenti. Le combinazioni cromatiche tra cui scegliere sono un'infinità ed è letteralmente impossibile non troviate quella perfetta per i vostri gusti. E poi c'è lei, signore e signori, la meravigliosa watch face dedicata a Snoopy. Le animazioni sono realizzate a regola d'arte, con una cura impressionante anche nei piccoli dettagli, ed ogni attivazione dello schermo mostrerà un'animazione differente, così che possiate sorprendervi di volta in volta. Chiaramente potrete anche personalizzarne lo stile, scegliendo tra un ricco catalogo di colori per lo sfondo e differenti layout di visualizzazione per l'ora. I widget non sono più solo esclusiva di iOS, anzi approdano ufficialmente anche al vostro polso. Date un caloroso benvenuto alla schermata Smart Stack, funzione dal grande potenziale. La gesture di attivazione è semplicissima. Non dovrete fare altro che effettuare uno swipe dal basso verso l'alto, indifferente se con il dito oppure tramite la Digital Crown. La schermata dedicata vi mostrerà una preview della data e dell'ora corrente, oltre a fornirvi una vastissima scelta di widget dedicati, peraltro molto utili. Il supporto si estende pressoché a tutte le app di sistema, dal meteo al cronometro, dalla bussola fino al widget relativo all'attività. Ma il più interessante, ed è anche il mio preferito, è il widget dei widget. Lasciatemi spiegare. Quest'ultimo vi permetterà di inserire delle scorciatoie a tre applicazioni a vostro piacimento, così da averne un collegamento diretto ma senza occupare troppo spazio. E non è ancora finita qui. Qualora ne abbiate qualcuno di preferito, potrete anche decidere di fissarli in evidenza, utile per averli sempre a portata di sguardo. WatchOS 10 rivoluziona in modo piuttosto evidente le interazioni con l'utente. Il primo segnale arriva dal Control Center, che necessita ora di un clic sul tasto laterale per essere richiamato. Questo nuovo approccio risulta decisamente più funzionale, evitando richiami accidentali e semplificandone l'accesso durante l'utilizzo delle applicazioni. Ne consegue sia cambiata anche l'attivazione per il multitasking, che potrà ora essere richiamato effettuando un doppio tap sulla Digital Crown. Chiaramente, tutti gli utenti di vecchia data, come il sottoscritto, dovranno prendersi qualche giorno di tempo per abituarsi, ma dopo sarà amore a prima vista.
ve lo prometto, la vista griglia a cui eravamo abituati è stata rivoluzionata, mantenendo comunque parte dei suoi elementi caratteristici. Il layout prevede ora uno scorrimento verticale, con un'alternanza di righe composte da 3 o 4 applicazioni. Rimane ovviamente la possibilità di spostare le applicazioni a proprio piacimento, così da avere i servizi più utilizzati sempre a portata di dito. Personalmente adoro questo nuovo stile, che credo sia il miglior compromesso tra la precedente visualizzazione a griglia ed il classico stile ad elenco. Seppur erroneamente trascurata da molti, la salute mentale è tanto importante quanto il benessere fisico. In un mondo sempre più frenetico, è importante dedicarci qualche minuto per ascoltare il nostro corpo ed esternare, perché no, tutte le preoccupazioni. Questa inedita funzione trova spazio nell'app Mindfulness e prende il nome di stato d'animo. Avrete quindi modo di salvare informazioni su come vi sentiate al momento, oppure al contrario potrete fare il punto della situazione su come si è trascorsa la giornata. Durante la prima fase vi verrà domandato come vi sentiate emotivamente, scegliendo tra parametri che vanno dal molto piacevole fino al molto spiacevole. Una volta selezionato, potrete specificare quali siano le sensazioni che più abbiano contribuito al vostro stato d'animo. L'elenco da cui attingere è piuttosto lungo, quindi abbiate la calma di scorrerlo tutto. Per ultimo, potrete specificare quali categorie abbiano avuto il maggior impatto: famiglia, lavoro, attività, vita sentimentale e tanto altro ancora. Una funzione questa che gioverà senz'altro a moltissimi utenti, permettendo loro di tenere traccia della propria salute mentale ed anche di tutti i progressi fatti nel corso del tempo. Seguire la strada giusta è importante, anche su Apple Watch. Quest'anno le mappe ufficiali conquistano un paio di novità interessanti, ma attenzione, perché non è tutto oro ciò che luccica. WatchOS 10 introduce le mappe topografiche, utili per esplorare nel dettaglio montagne, valli e molto altro ancora. Oltre ai sentieri potrete visualizzare informazioni quali l'altitudine, i dislivelli o ancora i punti di interesse principali. Sfortunatamente, almeno per il momento, l'intero territorio italiano non sembra ancora essere supportato, pur cercando location di rilievo in tutti i sensi. Ma no, non è ancora finita qui. iOS 17 introduce il supporto alle mappe offline, cosicché una volta scaricate possiate consultarle anche in assenza di connessione cellulare. Orbene, Apple Watch conquista questa funzione per riflesso, permettendovi di consultare le mappe offline direttamente al vostro polso. E qualora le mappe non possano più aiutarvi, ricordatevi di poter contare sulla sempre fedele bussola, anche lei protagonista di alcune aggiunte interessanti. La prima novità, nonché la più importante, riguarda una nuova vista chiamata Altitudine, che sfruttando i dati dell'altimetro vi permetterà di visualizzare una vista tridimensionale dei waypoint salvati. Una funzione utilissima per chiunque si voglia cimentare in sentieri o lunghe camminate in montagna, in modo da non perdere mai la retta via. E ancora, arriva una nuova scheda full screen con la sola visualizzazione del lago magnetico e dei punti cardinali. Personalmente il colpo d'occhio è clamoroso e credo sia una vista quantomeno interessante da approfondire. Eh sì, anche io sono miope e stando agli ultimi dati raccolti mi aggrego ad oltre il 30% della popolazione mondiale. Per questo Apple ha deciso di integrare un accorgimento tanto utile quanto interessante, soprattutto per i più piccoli. Grazie a WatchOS 10, Apple Watch sarà ora in grado di calcolare quanti minuti siano stati spesi alla luce del giorno. Secondo quanto suggerito da Apple, sarebbe consigliabile trascorrere in esterna un minimo di 90 minuti al giorno. Ed è importante cogliere questa buona abitudine sin dall'infanzia, proprio dove la miopia inizia a comparire. Questo accorgimento preverrà in modo definitivo la miopia? Assolutamente no, ma permette di ridurne il rischio. Poi diciamocelo, all'aria aperta i bambini si divertono sempre e così si unisce l'utile al dilettevole. L'area di grandi cambiamenti ha interessato anche il player musicale, che conquista una grafica molto più chiara e minimale. La disposizione dei comandi è molto più logica
e non manca nemmeno un elegante preview del contenuto in riproduzione. Rispetto a quanto visto sino ad oggi, siamo anni luce avanti. Non sarà una rivoluzione, siamo d'accordo, ma anche l'occhio vuole la sua parte. Ma amiche ed amici miei, siamo giunti al termine di questo video. Abbiamo sviscerato tutte le funzioni principali, ma c'è tanto altro da scoprire e nelle prossime settimane andremo proprio più nei dettagli per scoprire qualunque segreto sia integrato in WatchOS 10. D'altro canto vi ricordo che un like, un commento e una condivisione sono sempre apprezzatissimi e vi ringrazio già in anticipo per l'immenso supporto. Noi, come sempre, ci vediamo prestissimo con nuovi contenuti pazzeschi. Stay tuned e alla prossima. Ciao! When we're together again.